questa è la zona più colpita. Guardate, la frana è scesa dalla montagna. Ecco, era il vecchio canalone. Il vecchio canalone che si è trasformato in un inferno di fiume e fa. Quella è l'alluvione che hai saputo, quella là, è di fronte ai nostri occhi. E anche quella, tutta quella zona lì, guarda. Sì. Comunque era tutta terra bruciata. Voi stavate in casa, avete sentito un boato. Sì, un ballo improvviso, un boato, ed ecco che è uscito tutto. È andata via la luce. La luce per alcune ore e poi non è venuto più. Ecco, lì ci sono delle persone, le conosce quelle persone? No, non conosco nessuno perché non so. Sono ancora in difficoltà, dove adesso c'è un'enorme distesa di fango, di detriti. Qui c'erano delle case completamente sommerse. Guardate, guardate i risultati devastanti, spaventosi di questo fiume di detriti e di fango. Ciao da Ricipoli, andiamo di qua! Perché noi l'acqua che buttiamo dai canali la paghiamo. Sta qua, io pago. Questa che sta qui la paga. Ciao da Ricipoli. Beh, ho perso una casa qui. Io ho perso mia madre e mio padre la casa. Non sei intervenuto per niente. Su che? Nemmeno a pulire i reggilagni, nemmeno a pulirli. Questo non è stato fatto assolutamente niente. Io sono il tecnico comunale, l'ho segnalato un miliardo di volte. I primi 5 corpi sono stati recuperati in mattinata e ora si accavallano le voci sul numero esatto dei dispersi. Sarebbero 10 o 11 gli abitanti di questo paese di 3.500 abitanti che mancano all'appello. I corpi di 5 di loro sono stati avvistati, ma le condizioni ambientali, il mare di fango che si è scaricato su 15, le condizioni, dicevo, sono tali che rendono estremamente difficoltosa l'opera di soccorso. Lei ha cercato di tirar fuori dal fango? Come tirare fuori? Abbiamo cercato di dare spazio alla gente per scappare. Ci abbiamo visto quella montagna che ci veniva addosso, siamo salvi per miracolo. Io verso le 6 stavo qui sul ponte qua, e mano a mano che arrivano le frane, e un rumore come il terremoto, diciamo, e tutto quanto a scappare. Quanto tempo è durato? Mi sembra, l'ha cominciato verso le 4 fino, mi sembra, tutta la nottata è stata terribile. Tra i morti accertati c'è una poliziotta, c'è un uomo di 31 anni, c'è la farmacista Olga Santaniello, che è stata sindaco di 15 ed è stata soprattutto un baluardo nella lotta contro i clan della Camorra. Noi siamo qua, piangiamo i nostri morti, piangiamo le vittime e comunque vediamo che niente si sta muovendo.